Buongiorno e ben ritrovati con il nostro videogiornale. Purtroppo dobbiamo raccontare dell'ennesimo incidente che si consuma sulle strade del Salento, un incidente mortale. A perdere la vita due giovani che viaggiavano su una Peugeot 3008 centrata in pieno intorno alle 7:15 di questa mattina da un camion Iveco in località Posto di Blocco sulla Nardò Gallipoli nei pressi di Santa Caterina. Tutte da appurare le cause dell'impatto tra i due mezzi alla base del mortale, pare una precedenza non rispettata ed una velocità sostenuta di uno dei due mezzi o di entrambi. I due giovani infatti sarebbero morti sul colpo a causa della violenza dello scontro. Di certo i mezzi del 118 hanno dovuto constatare il decesso di due ragazzi e le gravi condizioni di altri quattro, portati immediatamente presso l'ospedale in codice rosso dove sono sottoposti le cure del personale medico. Fortunatamente illeso il conducente dell'Iveco, anche se in stato di shock. Voltiamo decisamente pagina, si è conclusa la prima giornata delle festività patronali di Lecce dedicata ad Ronzo Giusto e Fortunato. La strigliata di Monsignor D'Ambrosio è apparsa più che mai attuale, molti i delusi. Se è vero che la scelta dell'amministrazione di ampliare l'area pedonale per consentire un più agevole passeggio ai visitatori pare sia stata apprezzata, lo stesso non si può dire per i commercianti che si dicono amareggiati per una festa che ormai appare lontana, lontanissima da quella del passato. Già da ieri Piazza Mazzini è apparsa vuota e con essa i negozi. Spostandosi poi nel cuore dei festeggiamenti, i gestori delle bancarelle hanno lamentato la scarsa illuminazione dei viali, sì, perché le luminarie sono concentrate esclusivamente in Piazza Santo Ronzo. Per non parlare poi dei commercianti abusivi che, nonostante la lotta messa in atto dalle forze dell'ordine, continuano a fioccare per le vie del centro, soffocando i banchi delle tradizionali leccornie e degli oggetti folcloristici. Domani la terza giornata che si concluderà con i fuochi d'artificio. Concludiamo come sempre con la pagina sportiva. Era stata chiesta a gran voce un'altra punta da affiancare al bomber Davide Moscardelli e la notizia è arrivata. Si tratta di Davis Curiale, centravanti 27enne che arriva alla corte di Antonino Asta da Trapani dopo un lungo corteggiamento di trinchera. Sulla punta, nata e cresciuta in Germania, c'erano le pretese di diversi club, anche di Serie B, ma il progetto di Saverio Sticchi Damiani ha convinto il giocatore, che spera di poter essere un punto di riferimento per i giallorossi non soltanto nell'annata attuale ma anche negli anni prossimi, ovviamente in categorie superiori alla Lega Pro. Ancora qualche dettaglio invece per l'ufficializzazione di Mattia Liviero, dove il Lecce sta subendo la concorrenza dell'Ascoli. Il laterale piace molto al tecnico Asta e consentirebbe di colmare una delle ultime lacune rimaste. Le prossime ore dovrebbero essere decisive per convincere il giovane talento a scegliere il Salento. Il nostro TG termina qui, grazie per averci seguito e ricordiamo che tutti gli aggiornamenti sono disponibili su leccenews24.it. Grazie e arrivederci.